ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come ho deciso di riorganizzare, di sistemare la scrivania. Sono andata giusto a cambiare qualcosina e a riordinarla e quindi ho pensato di registrare un video, anche perché siete sempre in tantissime che mi chiedete aggiornamenti per quanto riguarda la mia stanza. E in questo video lo dedicheremo completamente alla scrivania, che è sicuramente il mio angolo preferito nella stanza, e direi subito di partire. Se riesco magari vi metto qua sotto nell'info box anche tutti i link dei mobili di IKEA, perché spesso mi chiedete anche dove ho trovato la scrivania, il modello, oppure anche il modello della mensola che vedete sopra la scrivania. Quindi se riesco trovate tutto scritto sotto nell'info box. Direi subito di partire. Parto dalla sedia, che tra l'altro avete già visto anche nei vecchi room tour, quindi vado abbastanza veloce. La sedia che utilizzo per la scrivania è questa, che ho acquistato in un negozio di arredamento qua della mia zona, ma ormai secondo me potete trovarla veramente in tantissimi negozi di arredamento. Ha le gambe di legno e più che una sedia in realtà è una poltroncina, come potete vedere. La poltroncina è rigida, è in plastica rigida, quindi è abbastanza scomoda, e per essere più comoda sono andata a posizionare un cuscino di Maison du Monde. Soltanto sul lato sinistro della scrivania ci sono questi due cassetti. Il primo è un semplice cassetto piccolino, mentre invece il secondo è un armadietto diviso in due scomparti, dove tengo all'interno diverse cose che non riguardano più di tanto la cartoleria. Invece nel primo cassetto ci sono cose di cartoleria che vi faccio vedere dopo più da vicino. La base che vedete sopra la scrivania con i due cassetti laterali è sempre di IKEA. Sono andata semplicemente ad appoggiarla sopra la scrivania e sopra questa base ho messo il computer. Trovo questa combinazione molto molto bella, mi piace un sacco il risultato finale, ed è anche fantastica perché si ottimizzano un sacco gli spazi, perché come potete notare, oltre ad avere i due cassetti laterali che quindi si possono sfruttare, si possono mettere tantissimo cose all'interno, c'è la possibilità anche di sfruttare quella zona, insomma quel ripiano sotto il computer. Come potete vedere ci resta questo spazio vuoto, e sono andata a infilare qualcosina proprio per avere tutta la scrivania bella ordinata e non incasinata. L'unica cosa che c'è sulla scrivania oltre alla tastiera e al mouse è questo tappetino, che trovo delizioso e bellissimo, con il musino di questo panda molto dolce. Questo l'ho acquistato su AliExpress un po' di tempo fa, ma forse potete trovarlo ancora. In questo primo cassetto della scrivania ci sono diversi quaderni. Questi ad esempio sono di IKEA, li ho presi circa 2 anni fa, e anche qua vado a scarabocchiare, a scrivere appunti in base alle mie esigenze. Anche questo sotto è di IKEA. Poi ci sono questi fogli colorati che utilizzo per decorare l'agenda, per fare i bigliettini per i regali di compleanno. Questi tutti colorati. Poi ci sono degli stickers a forma di cuoricini, questi sacchettini con disegnati gli elefantini rosa, anche questi sono molto carini da utilizzare come pacchettino regalo. Il quaderno con tutti questi fogli colorati è di Tiger e l'ho acquistato circa 1 anno fa. Questo sinceramente non lo utilizzo molto spesso, anche perché mi dimentico di averlo, e adesso che ho fatto pulizia mi sono ricordata che avevo anche questo quaderno, quindi sicuramente questi fogli, quindi sicuramente li utilizzerò sull'agenda per fare dei bigliettini regali, insomma per fare qualcosa di carino. E poi ci sono questi segnapagina con il musino del panda tutti colorati. Questi, se non ricordo male, li ho presi su AliExpress, e questo in sostanza è il contenuto del primo cassetto della scrivania. Mentre invece questo sotto più di tanto non ve lo faccio vedere, perché ho ad esempio la scatola dell'iPhone e altre cosine. Come vi dicevo prima, sono andata ad utilizzare anche questo spazio dove ho messo l'agenda, questa di Mr. Wonderful, cosa da fare e 365 storie da vivere. Questa è l'agenda del 2017 ed è l'unica agenda che sto utilizzando quest'anno, che tra l'altro mi sta piacendo molto, mi ci sto trovando veramente molto molto bene. Poi ci sono questi post-it, diciamo, a forma di torta che ho acquistato da Tiger. In questa scatolina bianca con la scritta home invece ci sono tutti i miei washi tape, sono andata a dividerli per colore. Qua ci sono quelli azzurri, qua questi scuri bianchi e neri, poi ci sono quelli rosa, ci sono questi più sottili tutti colorati, alcuni sono di Mr. Wonderful, altri sono di AliExpress, insomma li ho acquistati un po' qua e là, e questi li utilizzo tantissimo sull'agenda. In questo cassetto di sinistra ci sono dei quaderni che utilizzo un po' random, dove vado a segnare le serie TV che sto guardando, la puntata che devo guardare, i libri che magari voglio leggere, i film che voglio guardare, vado a segnarmi un po' di cose. Questi due azzurri sono di Tiger e li ho presi ormai da un po' di tempo, infatti questo è quasi completamente pieno scritto. Questo bellissimo invece con l'effetto marmo è di Primark, questo l'ho acquistato circa 2 mesi fa, quindi magari potete trovarlo ancora. E poi ci sono queste mollettine con le fragoline che sono di
di Tiger. Sopra il cassetto invece ci sono queste tre decorazioni, questa stella che accendo solitamente quando faccio i video, l'ho acquistata da casa e l'ho vista anche recentemente, quindi potete trovarla ancora. Questo è contenitore a forma di cono gelato rosa, è di Tiger, questo l'ho preso lo scorso anno, quindi sicuramente non si trova più. E all'interno di questo contenitore ho messo tutti gli evidenziatori, questi piccolini che ci stanno molto molto bene e sono comodissimi, li utilizzo spessissimo sull'agenda, sono a portata di mano e quindi mi piace tenerli qui. E poi c'è questo contenitore bianco con queste forme, con questa lavorazione geometrica che mi piace molto, dove all'interno ho messo tutte le penne. Beh, alcune sono penne colorate, tipo ad esempio queste le ho prese tutte su AliExpress, sono appunto, scrivono in gel colorato. Poi c'è una forbice che si è rotta di Tiger, questa con gli strass. Poi ci sono altre penne di KK e anche queste penne super colorate, mi piace tenerle in vista perché danno proprio colore alla stanza e adesso che arriva l'estate poi ci stanno veramente benissimo. Questa tra l'altro è l'angolazione che vedete tutte le volte nei miei video. In questo cassetto di destra che ho riorganizzato invece ci sono questi timbri che utilizzo tantissimo sull'agenda, questi li ho presi su AliExpress, questo rosa con i cuoricini, questo verde dedicato alla categoria caffè, poi ci sono degli stickers, fiori di ciliegio, degli emoji, ci sono questi due aggeggi, questi due strumenti di Tiger, questo serve per fare i buchi, questo invece per pinzare più foglie insieme, poi c'è questo libricino a forma di biscotto di Tiger, sostanzialmente sono dei post-it, altri post-it con gli animaletti, c'è questa calcolatrice rosa di Tiger e anche questa clip che ho preso recentemente su AliExpress. Sotto questi stickers c'è questa agenda che in realtà è datata 2015-2016 ma che ancora sto utilizzando più che come agenda, come quadernino dove scrivere altre cose, un po' come il cassetto di prima dove c'erano le agende di Primark e di Tiger. Sul lato destro del computer, sopra il cassetto che vi ho appena fatto vedere, c'è un altro cono gelato, stavolta verde, sempre di Tiger, dove all'interno ho messo un washi tape con i fenicotteri e questo con i triangolini dorati su base rosa. Questa combo, questo set è di Maison du Monde e me l'ha regalato recentemente mia sorella, quindi potete trovarlo ancora. Poi c'è questo fantastico cactus che ho preso circa un mesetto fa da Maison du Monde. Poi c'è questa candela di Jewel Candle che ho acceso da poco e ho trovato un carinissimo braccialetto all'interno con il cuoricino. Sapete che in queste candele di Jewel Candle c'è sempre la possibilità di trovare un gioiello fino a un massimo di 250 euro di valore. Questo è il profumo di gelato alla pera. E il profumo è delicatissimo, non si sente tantissimo, però leggermente si percepisce. E poi mi piaceva abbinato con questi colori, quindi l'ho posizionata qua. E poi c'è la mia classica, solita lampada di IKEA. Poi su questo lato, ecco qua, ho posizionato questa griglia in oro rosa che ho preso recentemente da Maison du Monde. Ancora devo andare a riempirla con le mie foto. Pensavo di mettere le foto in stile Polaroid e andare a posizionarle un po' qua là su tutta la griglia, però ancora devo stamparle. E poi sopra il computer, sopra la scrivania diciamo, ci sono, adesso c'è il riflesso, comunque ci sono questi tre quadri di IKEA, queste cornici sono di IKEA, poi ho fatto le stampe tramite il computer, di Vogue, Chanel e Prada, bianco e nero, queste in realtà ci sono già da tantissimo tempo. E niente, questa in sostanza è la mia scrivania, il mio angolo preferito in assoluto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi piace come l'ho deciso di riorganizzarla, di riordinarla. Mettete un bel pollice in su se volete vedere altri video di questo genere. Vi mando un grossissimo bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!